Oggi inizia una nuova serie A pesca con Massimo Rotondaro e nelle puntate che andremo a realizzare avrò il piacere di accompagnarvi e di accompagnarmi con un grande amico che oltre ad essere un regista probabilmente a voi noto è anche un ottimo pescatore da riva di acque interne e sta perfezionando le sue tecniche anche a mare, in barca. Si tratta di Nando Sessa. Ciao a tutti. E quindi, cari amici, in questa nuova serie andremo ad affrontare tecniche di pesca che poi decideremo di volta in volta con il caro amico Nando, ma che abbracceranno sicuramente la traina col vivo, con l'affondatore, traina con gli artificiali, traina di superficie, light drifting, bollentina di profondità. E comunque a 360 gradi tratteremo tutti gli argomenti inerenti alle tecniche dalla barca. Io cercherò per quello che posso di darvi degli input importanti e di volta in volta decideremo con Nando che tecnica praticare. E nello specifico oggi traina con il vivo. Ne vado a discutere subito con Nando per la scelta delle giuste attrezzature e delle tecniche che affronteremo. Giuste attrezzature e tecniche del caso. Qua incominciamo a litigare con chi si prende una canna e chi se ne prende un'altra. Dai amici, sono veramente contento di accompagnare in modo sommesso un campione, diciamo. Grazie. Un campione pluricampione italiano, nazionale italiana big game, istruttore master, ovvero colui il quale forma le guide federali di pesca, capitano IGFA. Io ne ho approfittato di un invito, sono contento. Piacere è tutto mio. No, sono contento veramente che mi hai voluto, forse ingiusto ed immeritato, compagno con un maestro così. Io ne approfitto perché venendo dalle canne da riva, sono uno sfegatato appassionato della bolognese, pesco come tanti di voi a casa, pesco, peschicchio. Prova a pescare. Faccio della traina, prendo anch'io da qualche fondentice, ho preso qualche tonno, però un conto è andare a pesca con un campione. Io gli frego tutto quello che sa, per quanto possibile. Voi a casa, carta e penna, fate altrettanto. E relativamente alla tecnica, caro Massimo, io già ho visto che in barca hai portato una... voilà che vento, mi sa che con questa barca oggi non si esce. Hai portato... ma che vada, cambiamo barca, prendiamo la tua che è più tranquilla. Una 20 libbre e una 12 libbre. Allora, siccome allora io so che tu sei stato un maestro dell'affondatore, io quasi quasi una garetta con un campione ce la faccio, ma chi mi dà più un'opportunità di sfidare un campione? Allora, perché voglio dire, sono cose che fa chi fa gare, cioè io non sono un garetto. Vorrei fregare l'affondatore. Vorrei fregarti l'affondatore, ma soprattutto fregarti la 20 libbre. Ti ho sentito che parlavi di attrezzature con gli amici a casa, e quindi che cosa c'è da sapere sulle attrezzature? Che cosa io devo sapere? Io mi sono fregato la 20 libbre. Beh, diciamo, di base io pesco sempre con queste due canne, con la 12 e con la 20. O in alternativa con la 12 libbre e con la 16. La 12 libbre, che è più sensibile, la mettiamo sul fondo, quindi alla ricerca del dente. C'è una canna che fa, essendo più sensibile, fa avvertire meglio le tocche del pesce. E la 20 libbre o la 16 libbre la mettiamo a mezz'acqua, proprio perché è il periodo delle grandi ricciole, iniziano ad accostare, quindi cerchiamo di fare il big fish. Poi naturalmente succede al contrario, che il pesciolino piccolo mangia sulla 20 e il grosso sulla 12. Però sono canne che non hanno paura di nessun tipo di predatore né del peso, per cui utilizziamo 12 e 20 libbre, utilizziamo dei mulinelli 20 libbre, dei 20 speedy, sono mulinelli eccezionali, con una grossa leva, c'è una frizione al carbonio, sono mulinelli molto affidabili e in bobino su entrambe le canne bobiniamo multifibra, che ci consente di scendere, di andare in profondità anche fino a 60 metri tirando fuori dalla bobina poco filo. Poco filo. Quindi specialmente per il piombo guardiano è necessario, per l'affondatore non lo sarebbe, però io le canne ce le ho impostate così e quindi pescheremo oggi con un multifilo, uno 0,28, e poi vedremo i terminali da realizzare. Bene. Il tuo lo farò particolare, di modo che praticamente alla prima mangiata del pesce possa spezzarsi subito, così vinco la scommessa. Furbo, eh? Interessante. Se l'hai scelto il compagno, ma non so dirgli di no. Ti farò un grande terminale. Però, scusami, mi dicevi che piazzeremo quella con l'affondatore quasi a mezz'acqua o leggermente sollevata dal fondo, quindi sì, per evitare predatori di fondo. Quindi su pelagici andiamo a sistemare questa con l'affondatore. Quella vorrei metterla alle ricciole, quindi a mezz'acqua. Se ne registriamo presenza. Anche se in questo periodo
e nel sito in cui ci troviamo il dentice, soprattutto quello grosso, mangia sempre a mezz'acqua. Si stacca sul fondo. Questo è un periodo in cui comincia il bianchetto, il novellame, certo. Ci sono le aliciastre, cioè le alici più piccoline, c'è una serie di tipologia di pesce foraggio, e quindi loro si staccano alla ricerca. È un periodo in cui fanno anche il montone, quindi si raggruppano in grossi branchi, da ora fino al mese di aprile avanzato, anche maggio, e sono molto aggressivi, soprattutto i dentici. Per la ricciola comincia la fase dell'accoppiamento, quindi accostano nelle profondità più basse, cominciamo a trovare intorno ai 40 metri, ai 35 metri. Cioè, della serie che se non ho mai preso in giro per vincere questa birra stasera, dovrei prendere qualche pesce in più io con la canna a mezz'acqua, perché non ti nascondo che ero quasi convinto del contrario, ecco, quindi magari, non so, forse gli amici a casa ne sanno forse più di me, anzi senza del forse, contrario? Sicuramente, che il dentice io me lo sono sempre andato a cercare sul fondo, in ogni periodo dell'anno, quindi forse ho sbagliato, in certi periodi si può anche stare più sollevati. Il dentice non conviene mai cercarlo completamente attaccato al fondo, soprattutto il dentice di taglia, e soprattutto se si pesca con esca come il calamaro. Rischiamo di sacrificare l'esca alle tanute, che a noi non interessano. E perdiamo il dentice. Il dentice non ha problemi a spostarsi nei 2, 3, 4 metri, si stacca tranquillamente, ma ti ripeto, ultimamente abbiamo preso dentici e pesci importanti, ma su un fondale di 60 metri a 30 metri, con la partenza che sembrava ricciola e poi invece era il denticione bello da 8-10 kg. Benissimo. Quindi conviene utilizzare questo tipo di assetto. Io prendo per buono quello che hai detto ti preparo la canna. Ti preparo la canna, nel senso ti preparo la lenza. Mi prepari la lenza imbobinata nel mulinello, e la canna ti darò la mia fidata, una 20 libbre che ho da qualche anno, che non cambierei per nessun motivo al mondo. Sono canne molto affidabili in carbonio, sono delle canne ad azione parabolica, cioè è una canna che ha vinto qualche titolo italiano. Non ha vinto titolo italiano, la sorella, la 30 libbre l'ho vinto, però sono canne molto affidabili che ti fanno divertire. Quindi non è il classico bastone, perché noi facciamo pesca sportiva, quindi non tiro al laccio. Per cui io so che tu sei capitano ICFA, queste belle cose importanti, so che non sei il soggetto che fa del fasto per benismo. Assolutamente. Io se pigli un pesce lo tengo in barca. Allora, noi oggi siamo in barca quattro persone, abbiamo la possibilità di fare quattro pezzi. Sì. Oltre a questo naturalmente non vado. Ma io se piglio una riccioletta di 10 kg la tengo in barca. Allora, se prendiamo una riccioletta troppo piccola e della prima dovremmo fare a botte, perché preferisco liberarla, anche perché sono sicuro che ci saranno degli altri pesci. Vabbè. Ti prego di fidarti di me. Mi fiderò di te. Grazie. Allora, vediamo, fammi vedere un attimo questa tua lenza. Bene. Fammene vedere due se possibile. Bene, allora rubate a casa. Partiamo dalla 20 libbre. Sì. Bene, cari amici, adesso iniziamo col vedere prima la composizione della lenza che utilizzeremo per la 20 libbre, quindi a mezz'acqua. E io qui farò un sistema abbastanza semplice, con dei nodi semplici, non che sia una canna che non ha bisogno di attenzione, però cercherò di fare un sistema che sia alla portata di tutti, senza grosse complicazioni, un sistema che si può fare al volo in barca senza perdere troppo tempo. Sull'altra canna invece spenderemo qualche minuto in più per fare qualcosa di più particolare, qualcosa di lineare, di molto bello, e che dà anche il gusto di pescare in un certo modo. Bene, allora qui abbiamo il capo delle multifibra. Innanzitutto iniziamo con bruciare l'eccedenza del multifibra, dopodiché è conveniente crearsi una piccola capiola sulla quale potremo o annodare il nylon del piombo guardiano, oppure collegarla alla pinza di sgancio o al sistema che utilizzeremo per l'affondatore. Questa è una semplice capiola realizzata in questa maniera, dopodiché vado a realizzarmi un'altra capiola, che è quella alla quale poi collegheremo il nostro nylon. Come tutti sanno, il collegamento tra due lenze di natura diversa, in questo caso il multifibra e il nylon, può comportare degli inconvenienti, ovvero il multifibra, essendo più tenace, rischia di tagliare il nylon. Quindi qui collegheremo una girellina, e all'uopo utilizzo una girella da 60 libbre in acciaio, e colleghiamo il multifibra facendo un semplice loop, quindi passo all'interno dell'occhiello, giro intorno e l'occhiello, il loop è fatto.
dall'altra, sull'altro anello della girella andremo a collegare il nostro terminale. Questo terminale io preferisco dividerlo anche come terminologia in mediano e terminale vero e proprio. Il mediano sarà uno spezzone di meglio nylon che non fluorocarbon, perché se facciamo 25 metri di fluorocarbon ci siamo giocati una bobina, diventa anche un costo. Quindi faremo un mediano di 20 metri in nylon dello 0,70 e poi collegheremo il finale vero e proprio di 3 o 4 metri di fluorocarbon, sempre lo 0,70 o 0,60, lì scegliamo il diametro che ci è più congeniale, collegandolo al mediano tramite un nodo di sangue o un altro nodo similare. Il nodo di sangue è molto attendibile. Alla fine del fluorocarbon andremo a inserire i due ami, che su questa lenza mirata alle ricciole non sarà scorrevole ma sarà fisso, con un sistema che ci obbliga alla scelta di un'esca di quella determinata misura. Quindi io nella realizzazione del terminale fisso andrò a farlo in base all'esca che in questo periodo o che oggi specificatamente ho già in vasca. Ecco, adesso recuperiamo il nylon nella bobina. Nando, se lo distribuisci nel frattempo, così distribuisci con le mani, puoi recuperare. Questo è uno spezzone di 25 metri di nylon, è preferibile... Di che calibro? Questo è uno 0,70. È preferibile allontanare il più possibile l'esca dalla fondatore, quindi dal piombo, perché comunque potrebbe dare fastidio alla ricciola. Quindi abbiamo detto 25 metri di mediano... Mettiamo 25 metri di mediano e dopo facciamo un terminale in fluorocarbon di 3 o 4 metri. Bene, adesso Nando, dovremmo mettere il terminale. Io mi manterrei sempre su uno 0,60-0,70, non scendiamo oltre. Noi abbiamo questo 70 come mediano. Questo 70 e congiungiamo con uno 0,60 o con uno 0,70. 50, 60, mettiamo, qua ci pesco io, metti il 70. Vabbè, mettiamo il 70. Allora, questo è un fluorocarbon che mi ha dato grossi risultati nell'ultima stagione e sto utilizzando questo. È chiaro, ce ne sono in commercio di tutti i tipi, non posso dire se uno è meglio o peggio dell'altro. Ognuno deve usare il filo con il quale si trova meglio. Questo è un filo molto affidabile. In questo caso, trattandosi di fili di diametro pressoché uguale, in questo caso uguale, dovremmo avere una ottima realizzazione. E allora accostiamo i due fili, uno sulla parte superiore e uno sulla parte inferiore, e i due fili si avvolgono uno al contrario dell'altro. Quindi prima avvolgo uno, faccio 3 o 4 spire. Questo è un nodo che ha diversi modi di realizzazione, e lo passo dentro tra i due fili e inizio a girare dalla parte opposta l'altro. Dopodiché posso chiudere passando in quest'asola in questo senso o anche passando in questo senso. Io preferisco passare nel senso opposto al primo e il nodo di sangue praticamente è realizzato. Si umetta come ognuno preferisce. Ricordiamoci che abbiamo il fluorocarbon che è un pochino più rigido del nylon, per cui il fluorocarbon tenderà a chiudersi un po' di meno. Quello che è già chiuso, ecco qui si vede chiaramente, è il nylon. Il fluorocarbon rimane un pochino indietro. Adesso bisogna chiuderlo fino a quando il filo praticamente non diventa, cioè i due fili non diventano tutt'uno, il filo praticamente è come se si squagliasse. Ecco qui è tirato perfettamente. Questo è un nodo che, se ben realizzato, tiene un carico di rottura prossimo al 95%. Io do ancora un'altra ulteriore stretta e posso tagliare un nodo proprio vicino. Poi tagliare, ecco, anche dall'altra parte. Questo è il fluorocarbon ed è più duro da tagliare. Vai. Ok. Ecco, questo è un nodo ben realizzato. L'eccedenza è anche un pochino lunga, adesso la accorciamo. Bene, Nando, adesso qui ti voglio montare un amo ad anello, l'amo trainante, l'amo che va davanti per capirci, certo. E con l'anello. Mai montato un amo ad anello? No. Bene, allora... Questo adesso vedrai, ci dà una certa sicurezza in qualsiasi punto avvenga la lamata della ricciola, speriamo di grossa misura, perché è chiaro, sul pesce piccolo questa non ha senso. Quindi montiamo avanti, amo trainante all'anello dell'amo, montiamo un ulteriore anello.
No, adesso montiamo il nylon del terminale, quindi non il nylon, il fluorocarbon, lo montiamo sull'anello. Okay. Dopodiché proseguo con il montaggio e ti faccio vedere un po' tutta la procedura. È proprio vero, non è che si tiene le cose nascoste, questo vi dice. Perciò, amico mio. Allora, quindi inserisco il fluorocarbon nell'anello, faccio una doppia asola, accosto due fili, avvicino il tubicino e inizio a fare le spire, che saranno parallele una all'altra, 3, 4, 5, ne faccio nella misura di 5, poi vado ad infilare il capo del fluorocarbon nel tubicino, estraggo il tubicino e vado a stringere di modo che le spire si accostino. A questo punto bisogna solo che verificare che in fase di in questa fase i fili non vadano ad accavallarsi. Quindi prima cosa accosto il nylon, sistemo bene le spire ecco qui. A questo punto posso stringere e il nostro nodo è terminato. Si può vedere chiaramente sull'anellino come le due spire del fluorocarbon siano parallele, non si siano incrociate, e lo stesso dicasi per le spire del nodo stesso. Posso tagliare a questo punto l'eccedenza in prossimità del nodo, lasciando un baffo di 3 o 4 mm. Il nodo, il nostro amo è la nostra legatura è terminata. E bisogna fare una specifica rando. Io sto utilizzando questo amo che è un silk look, cioè alla punta rientrante, non è l'amo più adatto, era più giusto un altro tipo di amo, un super muto, comunque un amo con la punta aperta. Però per farti vedere questo tipo di terminale ho utilizzato l'unico amo ad occhiello che mi trovavo nella cassetta, e naturalmente qui dovremo cercare di lavorare un po' più con la frizione aperta, perché il silk look ha bisogno che il pesce mangi bene e mandi giù l'esca, e poi la penetrazione sarà spontanea. Adesso passiamo a collegare il secondo amo. Amo ferrante, effetto una seconda legatura sull'anello in questa posizione. Sulla seconda legatura faccio sempre lo stesso nodo, quindi nodo del tubicino, asola, tubicino, spire parallele, il capo del filo entra nel tubicino, ripasso sull'altra mano, tolgo il tubicino e stringo le spire. Ecco, stabilite che le prede di questo periodo più o meno sono indicativamente tra i 25 e i 30 cm, e andiamo a realizzare uno spezzoncino di fluorocarbon di questa misura. E a questo spezzoncino di fluorocarbon collegheremo l'amo ferrante, che sarà un amo storto, di profilo abbastanza rotondo, che non lacera la bocca del pesce, e andrò a realizzare sempre il medesimo nodo. Quindi il nodo del tubicino con la stessa procedura. Ecco, a questo punto il nostro terminale è quasi completo. Non mi rimane però che, per evitare che questo filo, questo spezzone di fluorocarbon, si allontani dal gambo dell'amo trainante, fare un piccolo collegamento con uno spezzone, in questo caso di nastro isolante, che taglieremo per circa 1,5 cm, e che mi terrà accostato il fluorocarbon al gambo dell'amo. Allora, questo terminale siffatto ha questo enorme vantaggio: che nel caso di prede di grossa mole, quindi di grandi ricciole, non abbiamo il pericolo che l'amo scorrevole vada a battere sull'altro amo e possa portare a danneggiarsi il filo, ma abbiamo i due ami che sono completamente indipendenti e sono attaccati tramite l'anello al nostro terminale. Adesso si tratta di collegare l'amo con l'anello all'amo senza. A questo punto ricordiamoci che abbiamo detto che l'esca in nostro possesso è di circa 25-30 cm, quindi
prendiamo la misura, perché questo non è un terminale regolabile, quindi per forza di cose poi dovrà essere utilizzato in quel modo. Consideriamo anche che dobbiamo poi tirare le spire, quindi il nodo andrà ad allungarsi un pochino. Ricreiamo la nostra l'accostamento dei fili, facciamo girare 3 o 4 volte, anche 5, il capo del nostro piccolo terminale, ripassiamo nel tubicino. È un nodo molto semplice, bisogna prendere solo un po' di manualità. Passiamo le spire da una mano all'altra, comincio a stringere il nodo, elimino il tubicino, faccio accostare le spire e inizio a stringere fino a quando il nodo non è ultimato. A questo punto tagliamo l'eccedenza e assembliamo il nostro terminale in maniera definitiva. Ecco, come si può facilmente vedere, abbiamo un sistema che è completamente indipendente uno dall'altro. Che vuol dire? Che se il pesce dovesse mangiare all'amo trainante, che è l'amo davanti, quindi posto per intenderci sul muso dell'esca, il nostro terminale è questo, quindi la trazione sarà sull'anello. Se viceversa dovesse mangiare sull'amo posteriore, che sarà sulla coda del pesce o sui tentacoli se si tratta di un calamaro, sarà sempre indipendente perché collegata all'anello. Però tutta questa struttura adesso dobbiamo assemblarla a che sia tutta quanta ben compatta, per cui procediamo prendendo un piccolo spezzoncino di nastro del tipo utilizzato dagli elettricisti, avvicinando il nylon al gambo dell'amo. Accostiamo il nastro e gli facciamo due giri in modo che tutto il nostro sistema sia compatto. Ecco, questo è il nostro terminale, diciamo un terminale che ci dà molte 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 garanzie. Bene Nando, riponiamo i nostri ami. Dai. Metti a Nando la bambolina e poi la ripeschiamo tra un po'. Col pesce in canna. Vediamo l'altra allora. Okay, vediamo l'altra, sì dai. Passiamo alla 12 libbre. Questa la metto qua. Bene Nando, adesso passiamo ad assemblare la canna che andrà a pescare, quindi la lenza che andrà a pescare. Acqua. No, a fondo. A fondo, pardon. Sì, da 12 libbre. Per quanto riguarda, questi mulinelli li conosci tu? Sì, hai sì, utilizzato sì, mai questi? Sì, ho pescato con i dual, sì, sì. Questi sono dei mulinelli a bagno d'olio, hanno la frizione completamente stagna, c'è la possibilità di cambiare anche la bombina svitando tre viti, quindi uno può usare anche, può cambiare il... Per una con la maggiore capienza? Sì, può cambiare capienza. Anche il filo, sì. Quindi puoi utilizzare questo per la costiera, devi andare in altura, togli il capuccio svitando tre viti a brucola, inserisci la bobina nuova col nylon. Allora io adesso vado a realizzare una piccola asola che sarà quella che poi alla quale collegherò il piombo guardiano, quindi passo una volta, ripasso dentro la seconda e vado a stringere. Ok, quindi questa è l'asola del piombo guardiano, poi mi realizzo la seconda asola che è quella alla quale collegherò il mediano, quindi sempre facciamo due passaggi. Il multifibra per questo è bello, perché si presta tranquillamente a dei nodi tipo questi che sono semplici e non ha problemi di carico di rottura. Per quanto riguarda adesso il collegamento del mediano, quindi del nylon, io utilizzo un sistema che più che altro si utilizza per la pesca ai grandi rostrati. È comunque un terminale che non ci sono nodi, quindi all'interno di questo Dacron tubolare nero c'è il nylon senza nodi, per cui non c'è una riduzione del carico di rottura. Poi tutti i particolari avrete modo di vederli nei DVD di prossima uscita da me realizzati. Bene, allora a termine di questa aggiunzione di lenza che si chiama Windon, abbiamo una piccola asola. Allora questa asola io la passo all'interno dell'altra asola e poi naturalmente la ripasso dentro facendo passare tutto quanto il terminale nella sua interezza. Quindi abbiamo un incrocio, c'è un collegamento di due lenze loop to loop, quindi asola to asola. Ecco, abbiamo passato il nostro terminale e a questo punto le nostre asole vanno a stringersi una nell'altra. Quindi abbiamo asola contro asola, giunzione con materiali della stessa materia,
è molto lineare e come si vede in pesca staranno in questa maniera. Quindi piombo guardiano, collegamento di lenza senza girella. Una girella la metteremo un po' più avanti. Adesso ti faccio vedere appunto come colleghiamo poi tutto il resto della lenza. Andiamo a recuperare il nostro guindon. Questo l'abbiamo fatto più corto, circa 15 metri. E 15 metri di nylon sono. Alla fine dei 15 metri di nylon abbiamo una giunzione con una girella diciamo 60 libbre, sempre con gli stessi nodi, il nodo del tubicino che abbiamo fatto vedere prima. Andiamo a recuperare e arriviamo subito al nostro terminale, eccolo qui, che è terminale scorrevole, quindi avremo l'amo trainante che scorre in base alla lunghezza del pesce, è un amo storto con occhiello storto. Questo ritengo che è veramente un bel terminale e ripeto, per questo però vi rimando a qualche altra puntata. Adesso vediamo quale terminale andrà a pescare di più e quale canna. Bene, a questo punto riponiamo i nostri ami. Nando, siamo pronti. Prontissimi. Per iniziare la battuta, come ti senti? In forma. In forma? Alla grande. Oh, io però ti farei una proposta. Già ti ho ceduto da fondatore, che è la mia pesca preferita. Io pesco guardiano e prenderò più pesce. Speriamo, vero? Però ti voglio proporre, possiamo uscire con la mia barca? D'accordo. Siego, io ho tutti i punti segnati, il motore entro bordo, c'hai cioè trolling, rispetto a questa è un attimino più veloce, io ti consiglierei questo. Non si fida, hai capito? Mi invita, mi fa e poi fa come dice lui, ma è il campione, che ci vuoi fare? Il campione è lui. Bocca al lupo. Crepi. Vai. Quindi amici, siamo a bordo, ma il tempo non ci ha regalato la bella giornata che ci aspettavamo. Abbiamo ancora vento, un po' di onda e tempo un po' nuvoloso. Dobbiamo adesso produrre prima l'esca. Ho messo una condizione al mio amico Nando, che naturalmente devo portare a pesca, quella di andare con la mia barca, perché probabilmente prenderemo un po' di schizzi. Si è portato il suo altro grande amico Piero, che è un pescatore che non vi dico, ma io sotto banco già ho fatto amicizia, me lo sono stretto compagno e se ci riusciamo al campione lo accappottiamo. State a guardare. Ma che hai preso il calamaro? Zitto te lo vedi. Il calamarotto. Ce l'hai? Ma che tu? Ma avete capito? Hai capito? Hai capito? C'è il calamarone! Ciao! Ciao pupo! Che fai, sfo? Ciao bimbo! Scusatemi, mi fate spazio? Bravo Nando! Mi fate spazio? Bravo Nando! Nando, ti monto l'affondatore? Affondatore? No, non ci pesco con l'affondatore, pesco pure io col guardiano, con sto mare formato. Va bene, allora... È giusto, no? Allora facciamo così, iniziamo a pescare con una canna sola. Facciamo un passaggio. Vediamo che siamo in corrente e poi decidiamo se mettere anche l'altro, ok? Va bene, adesso andiamo ad innescare il calamaro. Naturalmente non lo stringiamo molto nelle mani, se non lo danneggiamo. Inseriamo il primo amo, l'amo trainante, e poi l'amo ferrante lo inseriamo all'interno del sifone. È stato veramente bravo, non si è infastidito. Il calamaro è pronto per essere innescato, per essere calato in acqua. Qui adesso colleghiamo il piombo guardiano, si possono utilizzare diversi sistemi, qui anziché la classica girella utilizziamo un finto nodo, quindi una campiolina, lo spezzone di Dacron non passa 2-3 volte intorno e poi rientra dentro e strozziamo. Questa campiolina consente di poter essere sciolta tirando questo lembo. Diciamo è un sistema molto semplice che utilizzo quando porto in barca tante volte persone poco pratiche. E sull'altra canna invece utilizzeremo il sistema classico dello sgancio con la girella. È uno spezzone di 1,5 metri di nylon e siamo in pesca. Ah,
verso il fondo, chiudiamo la frizione, due giri di manovella e regoliamo, ecco, chiudiamo la frizione, due giri di manovella, posizioniamo la frizione sulla giusta taratura e mettiamo la canna in pesca. Nando, siamo pronti a filare la seconda canna? Ecco qua, è fatto. Il calamaro bisogna sempre toccarlo il meno possibile con le mani, perché ricordiamoci che noi di media abbiamo una temperatura corporea di 36 gradi e se lo teniamo, lo stringiamo, lo scaldiamo. Sistemiamo gli ami, tiriamo un po' il filo e l'innesco è abbastanza perfetto. Abbiamo anche un terminale un po' più lungo, sono circa una trentina di metri, in modo che la peschiamo un po' più lontano. Attenzione alla tirella. Qui abbiamo quel sistema diverso, come si diceva prima, la girella la lasciamo aperta, 500 grammi di piombo, profondità 20 metri, dovreste avere il segnalino sul filo, eccolo, blocca Nando, eccolo, e ci segnala la profondità dei 20 metri. Ecco, a questo punto posizioniamo la leva della frizione, questa canna è destinata alla lecciola, è a mezz'acqua e la frizione è praticamente al limite dello strike, è completamente libera, non c'è trazione. E cimetta di sicurezza sempre collegata alla canna e al mulinello, lavoriamo in sicurezza. Piero, un po' dritto, c'è lo scadente, bello. Adeguiamo il piombo alla profondità, batte, due giri di manovella. Ricordiamoci che ogni mulinello ha un rapporto di recupero diverso e questo mulinello con un giro di manovella recupera circa un metro, per cui non esageriamo con i recuperi, altrimenti non è servito a nulla adeguare il piombo al fondale. Come si può vedere abbiamo sciugarelli e calamari che convivono tranquillamente. I pesciolini piccoli, che sono latterini o altro pesce comunque in quello stato, come dire, embrionale, servono per alimentare i calamari. Noi abbiamo avuto 3 o 4 giornate di cattivo tempo e abbiamo avuto sempre i calamari in vasca e per alimentarli naturalmente gli abbiamo inserito la loro alimentazione preferita, che sono piccoli pesciolini. La cosa curiosa è che il calamaro quando mangia il pesciolino piccolo praticamente poi in trasparenza gli si vede in tutto il suo apparato digerente, è veramente una cosa troppo simpatica. In questo modo il calamaro riesce a resistere nella vasca anche per delle settimane, però bisogna alimentarlo. Col guadino prendiamo i piccoli pesciolini e li diamo da mangiare. Il posizionamento delle due canne è sistemato in questa maniera. Io ho, diciamo, nella migliore visuale possibile, che mi consente di controllare elettronica e canna, ho la 12 libbre, quindi ho una canna che pesca sul fondo con una certa inclinazione del filo, con una piombatura più consistente, in questo caso 750 grammi. Sull'altra canna invece, posizionata diametralmente opposta all'altra, ho una 20 libbre, quindi una canna leggermente più pesante con meno piombo, a mezz'acqua, perché è volta al pesce più grosso. E distanziare le canne è importante perché noi abbiamo l'imbarcazione che è larga 3,20 m, 2 metri di canna da una parte e 2 metri dall'altra, quindi abbiamo praticamente circa 7 metri di distanza e le nostre esche navigano poi in posizione diversa, perché naturalmente l'esca più piombata va verso il basso, quella meno piombata è leggermente più alta. In questa maniera io anche nelle virate ho le lenze che si muovono vicine, però non si prenderanno mai. Con questo assetto di pesca si può pescare anche con una terza canna che va filata al centro con un piombo ancora più leggero, quindi diciamo 200 grammi, 250, da lasciare sempre a mezz'acqua e che lavorerà a questo punto anche 150 metri dall'imbarcazione. Quando ci sono le ricciole probabilmente quella è la canna che parte prima, perché soprattutto nelle virate l'esca ha un nuoto più naturale e la ricciola rimane ingannata maggiormente, anche perché i rumori dei motori sono abbastanza lontani.
l'impressione che si sia sboccato un pesce. Però Nando stava guardando i pesci, si è distratto un attimo, voleva il big fish, secondo me è andato, era una bella, doveva essere un bel pesce, una bella ricciola, ho l'impressione che sia, che abbia ucciso un amo, quindi forse dici, ne troviamo uno solo, sì. In gergo si dice ha strappato, ahimè è stato così. Ha ceduto la giunzione della lenza tra il terminale e il mediano. Nando, ti rimetto un altro bel calamarone, però per favore via i telefonini, fate passare i delfini, pensiamo a pescare perché qua l'esca è magica e ce n'è poca. Grazie. Te la calo io adesso, così lo prendi il dentice. Ci vuole la mano magica. C'è una bella marcatura sulle coste d'Andaglio. Proprio poi glielo mettiamo in testa. Dai, 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 dai. Comunque riprende la libertà. Riproviamo. C'è? Ma mi sa che siamo sul branchetto di ricciole. C'è il branco. La sorellina. C'è il branco. Questo è un po' più grande però, eh? Qualcosa in più. Sì. Un po' più grande. Vai dalla sorellina. Vai. Senti Nando. Nando. Se le condizioni abbiamo un unico calamaro che ci è rimasto e ci sono ricciole piccole. Io direi spostiamoci in un posto più a ridosso. Se riusciamo a fare un pesce diverso. Proviamoci, dai, c'hai ragione, anche perché è inutile giocare su queste piccole. Ci sono condizioni e poi c'è tutta roba piccola. Andiamo, maestro. Ok. Abbiamo lasciato quella secca che era piena di piccole ricciole e siamo andati su un altro bel hotspot. Nando, hai visto dove ti ho portato? Dove mai portato? Vicino alla vasca dei calamari, dove mai portato? Io stavo portato in uno spot originale, speriamo di fare le catture adeguate al sito. Adeguate? Voglio Lola. Sono molte miglia dal nostro pontile. 30 miglia. Rischi di fartela a nuoto. E credimi, è lontano. Pescino piccolo, sì. Ce l'hai quei piccolini, eh? Quanto mai... Ce l'hai quei piccolini. E quanto mai importante stare... Vediamo che non è un'altra ricciola, però, eh? No, non credo. Recuperiamo piano, perché naturalmente l'attrezzatura è solo dimensionata. Eventualmente se... Ricciola non è massimo, eh? No. È un pesciottino da fare alla griglia. Buona. Piccolino. Il piombo, il piombo. Guarda che tracino. Occhio! Guarda che tracino. Ma guarda. Aspetta, aspetta.
Guarda che c'è. Certo. Perdere un calamaro per questa ci fa male, eh? Certo. C'è qualche pesce dietro. Là. Invertire, dire che qua vogliamo un dente e là una rigiola, magari arriva quella buona. Beh amici, bisogna riprovarci, ancora abbiamo un po' di esca, eh? Sì, sì. Si prova? Sì. Via. Amici, andiamo a rilasciare anche questa, è piccolina, per il forno facciamo un dente. Sì, ma se non lo fai vai a mare, tu torni a nuoto, questo mi lascia senza mangiare, e lascia pure questo. Un po' a sinistra per fuori. Sicuramente comunque è bello, vedete tanti strike, tante... Sta mangiando anche solo tu, Nando? No, se è così no, basta. Micron! Non mi vuol far pigliare il ricciolone, perché? No, perché vedete, comunque è bravissimo. Abbiamo avuto 4, 5 strike, 6 strike. Non è da tutti i giorni, eh. Vabbè, se il mare questo ci offre, ci pigliano questo. Però gli ho dovuto forzare la mano per tenere un palo, se neanche quello mi liberava. Scusami un attimo, Massimo. Guardate che mi fa le boccacce, guardate che mi fa le boccacce. Però senti un po', dimmi chi riesce a fedare un pesce così piccolo, dai. È il figlio. Questo è il figlio. Però sono bravo, piccolissimo. Nando ha bagnato la mano per non scaldare il pesce. Vai. Perfetto. Perfetto, vai. Oh, questo vale una bella ricciola. Vai Nando. Purtroppo cari amici, anche l'ennesima posta è andata male. Abbiamo fatto uno spot che generalmente riserva delle grosse prede, invece oggi abbiamo trovato piccole ricciole, piccoli pagri. Buoni pesci da passeggiare, ma naturalmente sono pesci che ancora, non avendo raggiunto la misura minima, non si sono riprodotti nemmeno una volta. Proviamo a cambiare secca e porto il mio amico di pesca, il mio compagno d'avventura Nando, su uno spot che generalmente ci riserva buone catture. E il tempo sta cambiando, sta aumentando il vento, speriamo oggi di poter finalmente chiudere con una bella preda. Ma non è che porti male.
E vai! Piero, al timone allarga se gli togli. Com'è, rotondaro? È un dente. È un dente, cioè, mi hai fatto la cena? Piero, gira un po' a sinistra. Io volevo tagliare tu? No. Veloce, libero! Imbarcato! E vai! Cena! Vai! Un bel dente! È una bella misura! Che bei colori! E ha mangiato sul calamaro morto, eh? Sì. Bel dente, c'è bei colori! Al forno con le patate, ok? Al forno con le patate! Questo si può fare! Questo si può fare! Nando, visto che in questa posizione a ridosso forse riusciamo ad avere le condizioni per poter fare questa pescata. L'altro dente, cioè magari. No, vediamo se riusciamo a fare un altro pesce. La ricciola. Tutto di brano. Però pesci piccoli, sai, ci potrebbe essere il pesce grosso, ma. Non più. Vai Nando! Ma adesso non te la metto la cintura, eh? Va via, brutto malefico! Però devo dire la verità, il mio compagnone d'avventura mi ha detto ti porto a ridosso nell'onda, non prendi il pesce. Non mi sono distratto però. Ecco. Grande sei tu. Allora io direi abbiamo fatto due dentici, tre riccioli, una mega tracinona. Amici, ne vale la pena di vivere l'avventura con Massimo Rotondaro e Nando Sessa. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.